Cos'è il bisogno? È un vuoto da colmare, un chiosco senza relativo jitsu, un'assenza fastidiosa, un convitato di pietra. Già, potrebbe essere tutto questo, ma temo che il più delle volte sia fasullo, non reale, un'apparenza di bisogno, un ologramma che noi scambiamo per vero. Come distinguere i bisogni veri da quelli fasulli? Temo di aver raggiunto un'altra conclusione. I bisogni reali non esistono, perché sono tutti fasulli. Escludo quelli fisiologici, nutrirsi, dormire, accoppiarsi, in quanto fisiologici, non sono appunto bisogni. È come il lettore CD di serie di una macchina. Se è di serie, non è un optional aggiuntivo. Quindi tutti gli altri bisogni, d'amore, di coccole, di parlare, sono irreali, costruiti ad arte dalla nostra mente per colmare dei vuoti. Forse però anche i vuoti sono immaginari. Cioè, per noi l'Emmental è un formaggio coi buchi solo perché in realtà conosciamo il formaggio intero. Se esistesse solo l'Emmental, non sarebbe un formaggio coi buchi, ma semplicemente un formaggio. Se un uomo ritiene di avere dei vuoti, allora teoricamente dovrebbe paragonarsi a un'entità perfetta, senza alcun vuoto. Purtroppo nessuno ha mai visto un'entità perfetta. Quindi in realtà l'uomo che pensa di avere dei vuoti è solo un uomo. I miei vuoti, mi dico, non sono un optional, ma sono di serie. Per questo ho sempre affermato con forza che la sfiga non esiste. Ognuno è quello che è. E basta. Ma se i vuoti sono di serie, allora i bisogni che servono a colmare quei vuoti, a che servono? A niente. Avete mai visto un Emmental che cerca di staccare pezzi rotondi a una fontina per tapparsi i buchi? No, perché l'Emmental deve avere i buchi. Avete mai visto un uomo che cerca di colmare i suoi vuoti attaccandosi alle altre persone per staccare dei pezzi di vita o di positività? Cercando aiuto, insomma. Eh sì, lo facciamo tutti. Sbagliando. Dimentichiamo costantemente che i nostri vuoti fanno parte di noi e nessun altro potrebbe colmarli. Nessun amore, nessun amico, nessun padre, nessun figlio. Ciò che possiamo fare è trovare pezzi di Emmental con la forma complementare alla nostra, così da poterci semplicemente appoggiare e magari riposare un po', così come si incastrano i pezzi di un puzzle. I pezzi del puzzle si incastrano, ma mantenendo sempre la loro tipica forma disomogenea. Se ci pensate bene, il pezzo del puzzle altro non è che un quadrato con dei buchi. Dunque mi dico, è ora di farla finita. Basta aspettarsi pezzi di fontina dagli altri. Se arrivano, bene. Se non arrivano, chi se ne frega dei miei bisogni? Tanto in mezzo a miliardi di Emmental, chi si accorge che sono tutto bucato?